si vede. Ma infatti era un fallo laterale a favore della Fiorentina. Quando tu fai ragionamenti sul terzo era a favore della Fiorentina. Perché la Fiorentina non è pronta per il terzo posto? Per questo. Perché la Fiorentina dimostra di essere un potenzialmente davvero una grande squadra, una migliore del campionato, però manca qualcosa. Manca qualcosa nella finalizzazione. Parliamo di killer instinct. E stavolta Toni ti ha dato anche qualcosa in più, perché ha preso un palo e ha tenuto più palle di Elandoi, per dire. Però mancato anche l'ultimo passaggio, perché anche la prova di Elandoi fino a questo momento è negativa, ma non ha ricevuto neanche una palla davanti alla porta per poterlo giudicare ai fini della finalizzazione, no? Scusa il giocatore, quindi è così, è perché c'è molto da lavorare ancora, ecco perché la Fiorentina non è pronta per però questo. Anche perché c'è 5 minuti, sì, d'accordo, ma non c'è dubbio, però al di là di come finisce però intanto fai un'analisi e fino a questo momento tu nel secondo tempo non hai creato è un'analisi, Mario, che la puoi estendere dall'inizio del campionato. Occhio al Chievo, ragazzi, però vediamo, calcio di punizione lato corto dell'area, palla dentro, libera Jovetic di testa, poi una botta da fuori respinta da alcuni uomini della Fiorentina, pallone dall'altra parte opposta dove arriva Dramé in anticipo. Il primo tiro verso la porta del Chievo nella ripresa, questo. E questo, anche questo è un dato da sottolineare. Verso la porta, probabilmente arriva in porta. Verso la porta. Probabilmente la Fiorentina sconta un po' anche certe caratteristiche dei suoi bellissimi centrocampisti, molto validi nella costruzione della manovra, non altrettanto nell'inserimento in fase conclusiva. E Quadrado, quindi, sia una tattica voluta. Borja, l'hai vista andare al tiro? Borja non lo può giudicare da oggi. No, ma anche nelle non raggiunge la sufficienza. Nella mia pagella non raggiunge la sufficienza. È un anticipo che va dentro. Ma è possibile? Che costruisce, ma non che va dentro. Era stato il migliore della Fiorentina complessivamente, secondo me, nelle prime sette giornate. Ma oggi sta pagando. Però non, insomma, io credo che per risolvere questo problema della mancanza di pericolosità in fase offensiva ci vuole anche un maggior contributo del centrocampo, cioè con gente che entra dentro, che si fa trovare pronta all'1-2. Occhio al Chievo, mamma mia che rischio della Fiorentina. Bravo Migliaccio, bravissimo a difendere. Vedi l'esperienza di Migliaccio, è un giocatore importantissimo. Poi non è che l'ha dato via al Palermo, lui è voluto venire via al Palermo perché non ne poteva più dopo 5 anni, perché voleva cambiare area, però è un giocatore importante sicuramente. 43esimo che sta per scadere, si entra negli ultimi due minuti più il recupero, vediamo se troveremo con la Fiorentina un guizzo per portare a casa i tre punti. Elandoui lotta e conquista la sfera, vediamo cosa fa, va da solo in avanti, si allarga a destra Ljajic che riceve adesso la sfera, prova le finte su Dramé, va per vie centrali, allarga bene per Borja Valero, c'è Pasquale, Borja Valero alle stelle. Ecco, giusto tirare, sbagliato tirare così. Sì, però non devi, scusa, neanche tirare, tu devi vedere a sinistra, siccome Borja Valero ce l'ha il piede caldo, metti dentro un filtrante in area e vediamo Pasquale se la va a giocare, come se l'è giocata nel primo tempo, se l'è giocata male sull'assist di Jovetic, però te la devi giocare. Vediamo, intanto Sorrentino, adesso naturalmente per il Chievo questo punto è importantissimo, quindi si cerca di mantenere il possesso della palla, anche se qui Sorrentino insomma forse sbaglia, l'arbitro fischia un fallo su Etemai da parte di Migliaccio e con questo insomma i minuti passano adesso. Fine tutto a Milano, finito tutto così? Ma ora mi sembra che Catania abbia preso una botta pesante con questo gol di Palacio, manca un minuto, non c'è stato segni di reazione, l'Inter mi sembra mai che abbia archiviato la pratica. Palla lunga del Chievo, batte Gonzalo di testa e la palla arriva a Roncaglia. Ultimo minuto, più il recupero. Parte Pizarro, molto compassato, però anche lui è stanco, si fa vedere Migliaccio, tocco per Ljajic, sempre sulla corsia di destra, si è giocato soprattutto di qua per la Fiorentina, in mezzo a tre Ljajic non perde la sfera, Pizarro, ancora Ljajic che va per, si accentra molto, adesso dialoga con Jovetic, sbagliato il tocco del montenegrino di ritorno per il serbo, vediamo se il Chievo perde palla, no, lo mantiene la sfera con Etemai, la pressione di Jovetic e Ljajic, corre soprattutto Ljajic in mezzo alla difesa del Chievo, poi Pizarro allarga per Tomovic, riconquistata la sfera, ultimi secondi più il recupero, vediamo quanto sarà al Bentegodi. Pizarro si allarga come sempre, Ljajic sulla destra, c'è anche Roncaglia. Due.
che riceve la sfera, pochi tra l'altro, Roncaglia, vediamo cosa fa, prova il cross, no, scarica per Pizarro che arriva in corsa, Pizarro entra dentro l'area di rigore, scarico di retro, non ci arriva l'Amdaoui, peccato, attenzione perché riparte anche il Chievo, qui non ci dovrebbe essere fallo, è così infatti, Borca Valero, si accende la partita in questi minuti finali, Borca mio. Borca, ha detto così. È fatto soffiare un pallone. Porca miseria! Palermo incredibile. E adesso l'ultimo minuto e mezzo, con la Fiorentina ancora in possesso di palla. 4 di recupero invece a Bergamo. Palla lunga, batte di testa Dramé anticipando gli Aic. Fiorentina che ci prova Bergamo, fino in fondo. Il Chievo si difende come una squadra in vantaggio, non che sta pareggiando. Cioè, se uno non sapesse il risultato, dice, il Chievo sta fallo sugli Aic. Vincendo con la Fiorentina 1-0, tiene lì l'ira, qui è fallo sugli Aic. Ne ha fatti due. Poi ha fatto fallo gli Aic. No, ma non è fallo gli Aic, è in anticipo netto gli Aic. Infatti ha fatto fallo gli Aic, ha fischiato fallo gli Aic. Scusami, come fa a essere fallo? La sfera negativa. Diciamo, guarda, che la Fiorentina ha dato mezzo tempo quantomeno al Chievo, vorrei dire tutto al primo tempo, però dice mezzo tempo perché poi comunque la Fiorentina ha creato il palo, l'occasione con Pasquale, però mezzo tempo, i primi 20 minuti la Fiorentina 25, corretto, non è entrata in campo come doveva, che ha sofferto troppo il Chievo.